gente si è data appuntamento nella piazza antistante la chiesa di San Giovanni. Nobili casate albesi, e non solo, colgono l'occasione di ritrovarsi per poter pregare e festeggiare nel giorno della festa di San Giovanni Battista. Era invalsa la credenza che le erbe medicamentose avessero il massimo della loro efficacia se raccolte la notte avanti la festa e portate in chiesa l'indomani per essere benedette. Ecco arrivare il dottore, dopo una lunga notte trascorsa nel silenzio della natura, a raccogliere le erbe delle grazie dove le anime dei morti vagano per i campi e il gufo manda il suo cupo grido. Il vescovo sta per officiare questo sacro momento. Ora il lato profano prende il sopravvento. La gioia del momento scaturisce in una danza, un canto sacro, un ballo per il tripudio dei fedeli.
questo accadeva sulle nostre piazze nel Medioevo. Vedete la clessidra nella piazza, è quella che segna il tempo per i vari episodi. Questo per fare in modo che nessun borgo si avvantaggi rispetto ad un altro e abbia più spazio in vista. Abbiamo usato un po' meno tempo del previsto, ma abbiamo ancora lo spazio sbandieratori. E come si può intuire dall'età degli sbandieratori, questo è un nuovo gruppo in fase di formazione. E anche per loro l'orgoglio di essersi esibiti sulla piazza del Palio. Dello spazio di ingresso dei borghi sulla piazza del Palio, la vedete? È una clessidra di grandi dimensioni ed è quella che segna 10 minuti circa in cui...